Dopo un solo anno di purgatorio in promozione, la Torrese ritrova il palcoscenico del campionato di eccellenza, a certificare il salto di categoria, il 2-0 su Luco De Marzi, nella finale playoff, giocata sul neutro di Scoppito. Spalti gremiti in ogni ordine di posto, con le due tifoserie che non hanno voluto far mancare il sostegno alle rispettive compagini, arbitra Romanelli di Lanciano. Si mettono subito bene le cose per la Torrese, che al quinto passa. La punizione di Scartozzi pesca in area De Santis, colpo di tacco e palla alle spalle di Biancone. Il gesto del calciatore unisce estetica ed efficacia. La risposta lucchese si materializza al 17esimo. Danese apre per Di Girolamo, che sterza ed entrato in area libera il sinistro. Pallini c'è. I marsicani schiacciano sull'acceleratore e quattro giri di lancette più tardi sfiorano ancora il bersaglio grosso. Briciu riceve un filtrante da un compagno e si presenta face to face con Pallini, bravo ad andare giù con i tempi giusti e a sventare la minaccia. Minuto 42. Proteste Luco De Marzi. Ancora Briciu, lanciato a rete, viene fermato da Acciari. Romanelli applica alla lettera il nuovo regolamento ed estrae il cartellino giallo. La legge del calcio è spietata e due minuti più tardi scatta inesorabile. Al termine di un'azione corale con Torre e De Santis, il sinistro di Capretta è una sentenza inappellabile. Luco 0, Torrese 2. Nella ripresa, pronti via ed i giallorossi rischiano di lasciare ancora il segno. Al secondo, la punizione di Capretta va a stamparsi all'incrocio dei pali, con Biancone rassegnato al peggio. Al di là del doppio vantaggio, la band di Romolo Maiorani non appare sazia e al 24esimo i giallorossi mettono ancora paura. Capretta, a metà campo, ruba palla di Pasquale e dalla sinistra crossa per Torre, il cui colpo di testa non inquadra lo specchio della porta. L'azione manda i titoli di coda sulla gara. La squadra di Villa Torre può festeggiare il ritorno in eccellenza. Che la festa abbia inizio! Complimenti ai vincitori, che salgono in eccellenza, ma un plauso va fatto anche a Luco De Marzi, che si è reso protagonista di un campionato di livello assoluto. Quanto visto a Scoppito, in campo e soprattutto sugli spalti, rappresenta lo spot più bello per il calcio dilettantistico abruzzese. Arrivederci alla prossima stagione. Mister Maiorani, il purgatorio in promozione è durato una sola stagione, è di nuovo eccellenza. Sì, siamo felici, devo dire che i ragazzi oggi sono stati splendidi, era una partita difficile ma ci abbiamo messo tutto, credo che sia tutto meritato quest'anno, abbiamo meritato questa promozione nonostante un campionato molto molto difficile rispetto agli anni passati. Jacopo Capretta, capitano e autore di una delle due reti che ha mandato la Torrese nuovamente in eccellenza. Jacopo Caprese vuol dire Torrese. Sì, ormai sono 6 anni che sono qui. Diciamo che ci siamo ripresi quello che ci è stato tolto in estate e lo scorso anno con i play-out. Adesso pensiamo a festeggiare, è stata una grande partita, abbiamo affrontato una grandissima squadra perché Luco nel primo tempo ci ha messo in grande difficoltà, però penso che alla luce dei 90 minuti il risultato sia giusto. Corrado Giannini, tecnico del Luco, nonostante quest'oggi non sia andata bene, quella vostra resta comunque una grandissima stagione. Grandissima stagione, partiti da lontano, insomma appena sono subentrato, la squadra stava lì bassi fondi, non era questo il nostro obiettivo e man mano però abbiamo visto che comunque i ragazzi c'erano, e di partita in partita siamo cresciuti e siamo arrivati fino a qui. Ringraziamento innanzitutto ai ragazzi che hanno fatto una grande stagione, poi oggi chiaro una finale, ci sono sempre molte componenti. E un paio di errori e abbiamo preso 2 gol, potevamo fare gol noi il primo tempo soprattutto, è stata una partita bella da parte nostra, purtroppo è andata male. Gian Domenico Rondolone, il numero 1 della Torrese, se ripenso a quella telefonata di luglio dello scorso anno quando lei mi disse siamo in promozione, adesso la sua squadra è di nuovo in eccellenza. Adesso sì, adesso ce la siamo guadagnati sul campo con tutta la dirigenza, i giocatori, tutti quanti con l'umiltà, sono troppo emozionato per parlare oggi. Comunque un applauso va ai ragazzi, allo staff tecnico perché ha curato nei minimi particolari l'ultimo mese di campionato, a noi dirigenti che ci siamo dati da fare nel lungo e largo e ci abbiamo sempre creduto, tanti ragazzi che noi, io in primis, oggi sono talmente emozionato che non mi escono le parole.